Sono stati prorogati i servizi di assistenza agli alunni disabili fino al termine dell'anno scolastico 2017-2018. Ad annunciarlo il dirigente del primo settore, Raffaele Falconieri, su direttiva del commissario straordinario Salvatore Piazza. Per questi servizi, delegati dalla Regione Siciliana al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sono stati versati la somma di 550.000 euro. Tale somma sarà necessaria per assicurare i servizi sino al termine dell'anno scolastico, con gli standard quantitativi e qualitativi di inizio anno. Questi servizi riguardano l'attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semiconvitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extrascolastica, attività extrascolastica integrativa e autonoma e comunicazione. Tuttavia, occorre sottolineare che tali somme impegnate dalla Regione risultano solo vincolate, ma non trasferite al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che di fatto ha anticipato il finanziamento saldando regolarmente le cooperative che hanno svolto il servizio per l'accreditamento.